Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi abbiamo deciso di realizzare questo video per chiarirci un pochino insieme le idee e capire un pochino meglio quali sono le diverse forme delle chitarre acustiche. Quindi parliamo di strumenti acustici. Ve ne ho messi qui alcuni, ok, a titolo esemplificativo, ma con una logica, partendo dagli shape o forme del corpo più piccoline per arrivare a quelle più grandi. Consideriamo e ricordiamoci che la chitarra acustica ha tantissime forme diverse, con varianti che spesso sono anche legate al costruttore, ok? Per cui magari Takamine, Lakewood o Martin o Guild producono strumenti che hanno lo stesso schema con delle differenze. Oltre alla forma della cassa armonica, naturalmente, che influisce sul suono e soprattutto è i legni, sono le essenze utilizzate per costruire lo strumento. Quindi se è vero che le chitarre small sized, quindi più piccoline, sono un po' più mediose come timbro, è altrettanto vero che chitarre con legni della stessa tipologia, della stessa forma, con legni diversi, possono avere timbri, suoni, proiezioni, volume diverso. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla più piccola, ok, che esiste, ed è la Concert, fatta escludendo tutte le chitarre Traveler, quindi le chitarre pensate per chi deve viaggiare. La Concert è una chitarra di dimensioni veramente piccole. Parlo del corpo, non del diapason e della larghezza del capotasto, ma semplicemente della forma della cassa armonica. La storia della chitarra acustica è sempre stata una storia di strumenti che dovevano battagliare un po' con il volume della chitarra, no? Magari nelle prime orchestre dell'inizio del Novecento la chitarra doveva sostituire il banjo e quindi non aveva sufficiente volume, e nella sua storia si è evoluta aumentando la grandezza del corpo e quindi aumentando la possibilità di avere un volume maggiore. Subito dopo c'è la doppio zero, leggermente più grande della Concert, la triplo zero, che qui vedete in una versione. La triplo zero è spesso riconoscibile perché ha una paletta slotted, quindi con lo stile della paletta della chitarra classica, e in questo caso la caratteristica di questo particolare modello è l'attacco manico corpo al dodicesimo tasto, anche se alcune aziende producono con l'attacco tradizionale al quattordicesimo tasto. Un altro shape molto comune, molto diffuso, è l'OM, ok? Orchestra Model. La conosciamo tanto perché è uno strumento molto utilizzato da chi suona fingerstyle, ossia utilizza la chitarra acustica con le dita. Una misura intermedia, stiamo sempre andando verso chitarre più grandi, è la Grand Auditorium, ok? Che in questo caso vedete con una pancia molto più ampia rispetto all'OM, all'orchestra Model. Arriviamo a delle chitarre, diciamo, più importanti ancora. La Sloop Shoulder, quindi tipo J45, con queste spalle alte, vedete che sono più piegate rispetto alla sua sorellina maggiore, la Dreadnought, ok? E poi la più diffusa forse tra le chitarre acustiche, che è la Dreadnought. La Dreadnought, non so se tutti sanno o sapete che cosa significa Dreadnought, no? Dread vuol dire temere, Nought niente, chitarra che non teme nulla, ok? Anche se era il nome di una famosa nave da guerra, poi è diventato il nome di una famosa nave da guerra, la Dreadnought, che è la chitarra più diffusa, più frequente, più utilizzata, ha proprio questo tipo di caratteristica. La più grande in assoluto è la Jumbo, ok? Più le chitarre sono grandi, più hanno frequenze basse e acute enfatizzate, ok? Magari in certi casi perdono un pochino di frequenze medie. Più le chitarre sono piccole e smancate, come nelle prime che vi ho fatto vedere, più sono enfatizzate le frequenze medie. Manca in questa rassegna una chitarra mitica, la Parlor, ok? Che è una piccola chitarra, Parlor vuol dire salotto, che si usava appunto nei salotti all'inizio del Novecento, ma che viene proposto da molte aziende tutt'oggi. Ma diciamo che tra le tantissime forme di chitarra acustica che esistono, qui c'è una buona esposizione, una buona selezione. Quindi scegliete la chitarra anche in funzione del suono che cercate, di come ve la sentite addosso, dell'imbraccio, e qui da noi potete venirla a provare.
Volentierissimo, noi siamo in rotonda Antonio Torri 9/BC. Io vi aspetto per vedere le chitarre acustiche insieme a tutti gli altri strumenti. Se il video è stato di vostro gradimento, vi invitiamo a mettere mi piace e iscrivervi al nostro canale di YouTube. Con questo è tutto, vi saluto, alla prossima!